Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, sempre dagli Stati Uniti d'America. Sono sempre io, Lorenzo Bernardi, e in questo video andremo a parlare della scuola americana. Sono già 2 settimane che vado a scuola e posso dire che la scuola americana è veramente differente da quella italiana. Nella mia scuola, la New Albany High School, ci sono 7 periodi che corrispondono a 7 ore di lezione, che vanno dalle 7:40 di mattina fino alle 2:40 al pomeriggio. Tra una lezione e l'altra, che durano circa 50 minuti, ci sono lezioni da 48, da 47, da 49, non so come mai questi orari strani, ci sono 5 minuti per cambiare aula. In questi 5 minuti tu devi andare magari dal terzo piano al primo piano. Avendo la mia scuola circa 2000 studenti, l'edificio è piuttosto grande e quindi magari mi ritrovo a dover andare dall'aula 1 al primo piano all'aula 30 al terzo piano e quindi devo correre per il corridoio e 5 minuti, vi dico, sono pochi. Il pranzo lo mangio durante il quarto periodo, quindi dalle 11:05 circa, e lo mangio nella caffetteria, quello che si vede nei film con tutti i tavoli tondi. Sì, esiste veramente. La mascotte della mia scuola sono i Bulldogs, come potete vedere da questa bellissima maglietta rossa che ho indosso. A scuola c'è un forte spirito scolastico, tutti indossano magliette della scuola, anche i professori indossano le magliette con scritto Go Bulldogs, New Albany High School. Come potete vedere ho anche il diario, la scuola ci fornisce il diario con tutte le informazioni sulla scuola e ovviamente lo spazio per scrivere compiti. Oh, devo fare matematica per domani. I libri scolastici in America sono diversi dai libri in italiano, infatti non so se avete presente il libro di matematica, il classico Zanichelli di matematica in Italia, è così. Bene, questo è il libro di anatomia. Non so se potete vedere dal filmato, ma sarà circa 10 cm di spessore. Ecco, immaginatevi un libro così e un quaderno altrettanto grande per ogni materia. La mia cartella pesa 1000 kg ogni giorno. Ho l'armadietto, sì, esiste l'armadietto come nei film, solo che si trova dall'altra parte della scuola, quindi arrivo alla mattina, poso le cose, vado poi quando ci ritorno quando c'è il pranzo e poi ci ritorno alla fine della scuola, però non posso andare a ogni cambio dell'ora all'armadietto perché 5 minuti sono pochi per andare in classe, figuriamoci se devo andare all'armadietto. Le valutazioni nella scuola americana. Allora, nella scuola americana vengono valutati i compiti a casa, sì, differentemente dall'Italia, in America vengono valutati i compiti a casa tutti i giorni. Quando torno a casa devo fare almeno un'ora di compiti, anche perché ovviamente io, essendo compiti in inglese, ci metto di più a farli, che poi il giorno dopo vengono raccolti dagli insegnanti e valutati. Altre forme di valutazione sono i quiz, che vengono fatti circa ogni settimana, ogni due, e poi i test alla fine di ogni capitolo. Lo conoscete quel mito che dice che nella scuola americana le verifiche sono tutte a crocette? Ebbene sì, tutte le verifiche sono a crocette, anche i quiz. Ci possono essere delle occasioni, tipo nelle verifiche di fisica in cui devi fare il problema o di matematica in cui devi mostrare il procedimento, però tutte le verifiche vengono fatte su una schedina in cui devi segnare con la matita A, B, o C o D e quindi sono tutte a crocette. È vero o falso, scelta multipla o... si chiama matching. Quello che si deve collegare con la riga, la parola, con la definizione. Ogni professore nella scuola americana ha la propria aula e quindi la può addobbare come vuole. Di solito il professore ha il suo spazio all'interno dell'aula con la sua scrivania dove passa anche del tempo durante le lezioni. Infatti non tutte le lezioni vengono spiegate dal professore, ma magari questo professore ti dà una scheda in cui ti dice quello che devi fare e lui sta seduto alla sua scrivania per tutta l'ora e tu devi fare il tuo lavoro. Di solito la scrivania è in fondo all'aula,
Mentre quando vado avanti a spiegare c'è una specie di leggio in cui, a cui il professore, da cui il professore spiega. E ogni classe ha una LIM o comunque una lavagna interattiva o qualcosa del genere e funzionano, al contrario dell'Italia che dove non funzionano mai. E tutti i giorni quando entriamo in classe su queste lavagne c'è l'agenda del giorno con su scritto cosa faremo. E i compiti e tutto. I banchi nelle scuole americane sono quelli con la sedia incorporata. Sì, ci sono veramente e faccio sempre confusione dalla parte in cui bisogna entrare perché da una parte si può entrare e dall'altra c'è un ferro che blocca tutto. Infatti faccio sempre delle figure di merda, ma vabbè, lasciamo perdere. Sono 2 settimane che vado a scuola e sono stanchissimo. Veramente andare a scuola è stanchissimo. Dover ascoltare e capire tutte le lezioni in inglese è veramente stancante. Poi quando torno a casa appunto ho sempre da fare compiti e comunque la mattina cominciando alle 7:40 io abito a circa 5 miglia dalla scuola e quindi mi devo alzare presto per riuscire ad andarci. Torno a casa con il pullman giallo, sì, quello del film, anche questo. Da oggi in poi girerò e monterò e caricherò i miei video la domenica, quindi non aspettatevi video durante la settimana, ma alla domenica, massimo il lunedì. Bene, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetemi al mio canale, se mettete un mi piace, lasciate un commento se volete che vi risponda e ciao al prossimo video. Ho avuto degli incontri con i rappresentanti di CIA che ci hanno un po' spiegato il programma, le regole, cosa dobbiamo fare. Sono stati veramente 3 giorni fantastici.